Vado. Ma allora direi la stessa partita di Ferrara di ormai non mi ricordo neanche quanto tempo fa, con la differenza che abbiamo fatto più canestro, ma soprattutto che nel quarto periodo la nostra difesa, che a Ferrara aveva lasciato un po' rientrare i nostri avversari, addirittura avevamo breccato la partita andando avanti, qui invece ha spaccato la partita in due a nostro favore, creando un divario secondo me meritato per il dispendio di energie e anche per la disciplina, soprattutto nella metà campo difensiva, che abbiamo avuto direi costantemente, ma diciamo che i frutti li abbiamo portati a casa nell'ultimo quarto, come spesso succede, cioè quando giochi una partita di aggressività e fai delle scelte anche estreme, è normale che magari il primo o il secondo quarto i tuoi avversari che hanno più energia qualche cosa riescono a punirti. Invece nella parte finale della partita, quando le energie dei nostri avversari sono diventate di meno, hanno fatto sì che la nostra applicazione difensiva abbia onestamente creato un divario incolmabile, e direi che la vittoria è arrivata meritatamente nelle nostre tasche. Io ci sono, se volete. Tra le varie buone notizie della serata, probabilmente anche per questa applicazione difensiva, aver costruito il brand decisivo, in cui Lawson, che per tutti è il totem di questa squadra, era giù. Sì, Lawson è un giocatore di questa squadra, però gravato di tre falli, secondo me ha fatto mezzo passo indietro nella metà campo difensiva per evitare di fare il quarto, e quindi abbiamo deciso di non barattare la sua produzione nella metà campo d'attacco, con il fatto che invece difensivamente era un pochino più protettivo e contenitivo. E direi che la partita, se devo fare un nome, l'ha spaccata la capacità di Andrea Michelori di riempire l'area dei 3 secondi e il fatto che tutti i loro tiratori venissero forzati dentro l'area, dove Andrea si è fatto trovare costantemente a creare uno schermo che è diventato insormontabile, invalicabile. Quindi la partita si è decisa lì dal punto di vista, diciamo, del momento della gara, no? Quindi direi che l'applicazione e l'attenzione di Andrea è stata fondamentale, e la bravura dei nostri piccoli, che non si sono fatti ingolosire dall'idea di rischiare di prendere una penetrazione, perché sapevano che dietro c'era Babbo che ci aveva le spalle grandi e era lì pronto a proteggerli, e quindi abbiamo tolto sostanzialmente le opzioni di tiro a giocatori che da questo punto di vista hanno l'eccellenza in questo fondamentale. Senti, c'era un Babbo, ma c'era anche un figlio che si è fatto notare molto bene a farlo di penna. Bravo, è vero, cioè ci sono direi 20 anni di differenza, quindi sì, ma non solo, sono molto soddisfatto del fatto che ancora una volta diamo tanti minuti a questi ragazzi così giovani in momenti importanti della partita. C'è stato chi c'è entrato in modo più sfacciato, c'è stato chi c'è entrato in modo più timido, però poi al secondo giro chi è stato timido lo è stato molto di meno, e quindi questa è una cosa che mi fa pensare positivo, il fatto che nel momento in cui la partita si è decisa ne avevamo un paio o tre, se non sbaglio, di ragazzi giovani in campo. Lollo, che stava imperversando, ma anche Alessandro Paiola, ma anche Tommaso Auxilia. Quindi questo è un po' il must della nostra stagione, che poi andiamo a giocare e ci dicono che noi siamo la Virtus, siamo quelli di Ginobili e di Danilovic, e noi facciamo giocare ragazzi di 17-18 anni. Siamo ben contenti di farlo e non gli diamo i minuti quelli che non contano nulla, gli diamo i minuti quelli che contano, perché il nostro obiettivo è quello di verificare quanto possono essere pronti a giocare in questo campionato. Poi è chiaro che dovremo essere bravi a coniugare il loro impiego e i risultati, cioè non è che siamo qua a divertirci a perdere, però nello stesso tempo non accettiamo di non seguirla questa strada. Quindi seguiamo questa strada, qualche volta ci va bene, qualche volta ci va meno bene, qualche volta siamo più bravi, qualche volta lo siamo meno, però direi che dal punto di vista dell'identità, anche stasera, come squadra abbiamo fatto vedere che sulla carta d'identità abbiamo dei connotati ben precisi. Non c'è neanche troppo tempo per festeggiare. No, la pizza e via. La pizza ingozzata a pullman e poi a casa. Domani ci alleniamo, e dopodomani ci alleniamo e mercoledì giochiamo. E vorrei sottolineare anche che Gabriele Spizzichini
in una condizione di normalità sarebbe stato seduto, quindi uno normale sarebbe stato seduto, invece lui non è normale e io meno di lui, quindi alla fine l'abbiamo fatto giocare, ecco. Poi speriamo che la sua situazione continui a migliorare, perché onestamente ieri sembrava che potesse non essere della partita, invece ha ricevuto benefici dai trattamenti che gli sono stati fatti, quindi speriamo che già nella giornata di domani ci siano altri miglioramenti e che lui possa essere quello che ha il nome e cognome sulla carta d'identità, non il cugino o il bisco cugino. Per noi invece si fa fatica per mercoledì? Non ho risposta a questo momento, è molto difficile, mi fa una domanda a cui non so darti una risposta, con grande onestà. Come sai, nella vita non tutte le domande hanno una risposta. No, infatti. Avevo due domande. Certo. Allora, il doppio su Allen, un'altra chiave della vostra partita. Su Ray. Sì. E il tiro dall'arco, che stasera nei momenti di punto a punto è stato sempre decisivo. Sì, la difesa su Allen era un aspetto molto importante di questa gara. Lui è stato anche molto bravo a volte a punirci al di là dei nostri demeriti, però poi nel momento in cui è contato non ha più visto il canestro, questo è stato un aspetto molto importante. E il fatto di segnare da tre punti, secondo me, è molto più nel nostro DNA di quanto non si voglia realmente dire, cioè ogni tanto leggo, sento, questa è una squadra che un po' tira da tre punti, ma a me pare una cazzata comunque. Ci però sta, fatto proprio nei momenti. Sì, noi abbiamo diversi giocatori e ce n'abbiamo uno seduto in panchina che fondamentalmente in carriera ha tirato quasi sempre col 40%, che è Claudio Ndoye, quindi vuole dire, cioè non mi sembra che siamo spuntati da quel punto di vista. Rispetto ad altre occasioni, è vero che stasera alcune giocate di Michael sono state giocate da chi la partita la voleva prendere per mano, mettersela in saccoccia e portarla negli spogliatoi insieme ai compagni di squadra. Ok, qualcosa sull'arbitraggio? Direi niente. Ok, grazie. Buonasera.